Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è una leggenda assoluta del calcio inglese e mondiale. Un capitano storico che è andato a giocare in America giusto per farsi gli ultimi anni di carriera e, detto sinceramente, per prendersi gli ultimi soldini prima di ritirarsi. Parlo ovviamente di lui, dell'immortale Steven Gerrard, che ottiene questa carta per gli European Heroes grazie alle sue splendide prestazioni nelle passate edizioni appunto dell'Europeo. Questa carta è veramente assurda. Io già con la versione NIF mi ci trovavo non bene, di più. Giocatore completissimo sotto ogni aspetto, dotato di un tiro buggato e poi vabbè, chi mi conosce un po' di più e ha giocato contro di me un paio di punizioni dai 34-35 metri da questo signorino se le è prese. E quindi già amavo quella carta, quindi vi assicuro che provare questa versione è un qualcosa di illegale. Ma andiamo subito a vedere nel dettaglio le statistiche, iniziando dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità troviamo un 82, 82 che significa più 28, ripeto più 28 rispetto alla carta base. Se prima quella poteva avere un difetto era proprio la velocità, ma con questa carta e questo upgrade, ripeto, di più 28 punti sia in accelerazione sia in velocità scatto, boh, a mani basse potrebbe essere uno dei migliori centrocampisti del gioco, di sicuro quello che ho amato di più. Analizzata la velocità andiamo a vedere il dribbling. Il dribbling non è proprio il suo punto di forza, infatti troviamo dei valori abbastanza bassi in agilità e in equilibrio, compensati però da un bel 91 di riflessi e un 87 di controllo palla, mentre invece il dribbling secco stenta un po' ed è dotato solamente di 3 stelle skill. Viste queste statistiche andiamo direttamente al tiro che, come ho detto a inizio video, a mio avviso è il punto forte in assoluto di questo giocatore. Infatti troviamo un bel 87 sulla carta, un più 5 rispetto alla carta base, con statistiche veramente wow, che oltre ad essere alte, come ad esempio il 95 forza tiro e l'87 di tiri dalla distanza, sono anche a mio avviso almeno buggate, perché alcune volte così, anche da fermo, basta farlo tirare con tre tacchette e mezzo e butta giù la porta con una semplicità assurda. Oltre ad avere anche un bel 87 di posizionamento che per un centrocampista che deve fare sia la fase offensiva che difensiva non mi dispiace per nulla. Proprio per quanto riguarda la fase difensiva, andiamo a vedere le statistiche di difesa. Troviamo un bel 70 sulla carta, con statistiche abbastanza nella media. Infatti troviamo un 71 in intercettazione, un 74 di contrasti scivolata e poi qualcosina in meno in marcatura e in contrasti in piedi. Anche se c'è da dire che nonostante il work rate nonostante le statistiche non proprio altissime, il work rate lo aiuta un po'. Infatti per un centrocampista avere un normale normale è una cosa abbastanza carina, perché riesce a fare entrambe le fasi senza stancarsi e forzare troppo ed essendo praticamente ovunque. Adesso andiamo a vedere il passaggio. Passaggio dove troviamo un bel 91 sulla carta, che è anche questo un più 5 rispetto alla versione base. Per quanto riguarda i passaggi, anche qui, tanta roba. Per quanto riguarda ad esempio i passaggi corti, troviamo un bel 91 e 92 per i passaggi lunghi. Quindi se così, da un momento all'altro vi vedete scattare l'attaccante, L1 triangolo ignorantissimo e la palla gli arriva praticamente sui piedi anche se a 40 metri. Una cosa bella, quelle sventagliate che ti risollevano la giornata. Oltre ad avere anche un bel 88 per quanto riguarda l'effetto, che aiuta molto nelle punizioni, un 86 appunto proprio per quanto riguarda la precisione punizione, che come ho detto prima è qualcosa di assurdo perché boh, partono cannonate micidiali, e anche un 91 di cross, che per un centrocampista che magari non si allarga più di tanto, quel valore è parecchio interessante. Per finire andiamo a vedere le statistiche del fisico. Anche sotto questo aspetto Gerrard è un giocatore bestiale. Troviamo un 88 sulla carta che è un più 8 rispetto alla sua versione NIF, con ad esempio un 90 di forza fisica e un 93 di aggressività. Questo
Come dicevo prima, è praticamente ovunque. Quando va a pressare il portatore di palla è micidiale perché con quella forza lo sposta senza troppi complimenti. A livello di resistenza non è messo malissimo, infatti ha un 81, quindi se magari siete abituati ad avere delle mezzali che corrono fino al 90esimo, lui magari correrà un po' meno visto, come detto prima, il work rate, però al 90esimo ci arriva tranquillo e magari così. Se c'è da tentare l'ultimo contropiede per cambiare le sorti di una partita, lui può tranquillamente farlo. A livello di stelle piede debole, ne ha 3. 3 stelle piede debole che però, se devo essere sincero, non ho notato molto la differenza tra il suo piede naturale, che è il destro, e il sinistro. Quindi, boh, quelle 3 stelle lasciano un po' il tempo che trovano. Detto ciò, andiamo a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore che a tutti gli effetti si può definire una leggenda. Per quanto riguarda i pro, troviamo assolutamente il tiro, i passaggi, le punizioni, come ho ampiamente detto, l'aggressività e la forza fisica. Tra i contro, l'unico che si nota veramente è l'agilità. Per quanto riguarda il resto, anche se magari non eccelle in determinate cose, non me lo sono sentita di mettere altre cose nei contro, perché ripeto, l'unica che si sente così anche giocando, si riesce a tastare con mano è quella. Per tutto il resto, come si suol dire, c'è Mastercard. Scusate la battuta squallida, ma dovevo farla. Comunque, seriamente, l'unico contro è quello. Come voto finale, gli ho dato 10. 10 perché a livello di centrocampisti inglesi è il migliore in assoluto. Se la potrebbe giocare con Lampard, ma per un valore mio affettivo, come credo si sia capito, lo preferisco 100 volte a quell'altro giovincello lì. Vi consiglio assolutamente di provarlo. Anzi, se ne avete la possibilità, fatevi una bella MLS con quei tre giovincelli lì usciti con gli European Heroes, che praticamente c'è. Ci sarebbe tanta di quella classe a centrocampo che boh, l'avversario dovrebbe semplicemente piegarsi, inginocchiarsi davanti a voi. Ovvero parlo di appunto Gerrard, di Francuzzo Lampard e del maestro Andrea Pirlo. Secondo me con quel centrocampo lì l'MLS con l'uscita dei Tots potrebbe essere il best campionato del gioco. Detto ciò, con questo il video finisce qui. Vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e tra parentesi sarebbe una cosa anche carina. E se proprio volete potete anche commentare per farci sapere cosa ne pensate del giocatore, delle nostre review, eccetera, eccetera. Un saluto, bye bye!